È nell'anno della preghiera che ci sta preparando al grande giubileo del 2025. Ogni giubileo è grande e quindi questo giubileo che inizierà nella notte di Natale di quest'anno, il 24 dicembre 2024, ecco, noi vogliamo ancora continuare a lasciarci guidare, illuminare dalla preghiera di Padre Pio. Durante tutta la novena, in preparazione alla festa liturgica di San Pio, ma anche qualche giorno dopo questa novena, abbiamo già penetrato il mistero della sua vita, il mistero della sua preghiera. Ma c'è stata una email di una ragazza che ha scritto dal Belgio, la quale chiedeva: ma perché un sacerdote deve pregare? E deve pregare di più, diceva lei. Bene, premesso che tutti i cristiani devono pregare, è pur vero che il sacerdote deve avere una vita di preghiera un po' più intensa, una vita di preghiera continua, costante. La sua vita deve diventare una preghiera. E qui, al di là delle indicazioni che vengono per esempio dal Concilio Vaticano II, ci sono le bellissime riflessioni che Giovanni Paolo II fece nel cinquantesimo del suo sacerdozio, in un bellissimo libro che si chiama Dono e Mistero, in cui lui parla del suo sacerdozio. E padre Alessandro Daripo Bottoni, nel libro guida di queste nostre riflessioni, Padre Pio e la preghiera, le riprende in maniera saggia. E voglio citarle perché aiutano me e voi non solo a entrare di più nel mistero della preghiera, ma anche a capire perché un sacerdote deve pregare con maggiore intensità. E Padre Pio ha vissuto questa vocazione in quanto sacerdote, in quanto religioso, quindi frate minore cappuccino, ma l'ha vissuto anche come corresponsione, risposta al dono, al carisma che il Signore gli ha donato della preghiera tra gli altri carismi. Il sacerdote deve essere costantemente in contatto con la santità di Dio e quindi perciò, scriveva Giovanni Paolo II, deve lui stesso diventare santo. Non è uno slogan nella vita di Padre Pio e nemmeno nel pensiero che lui ha scritto per la sua ordinazione sacerdotale quando parla di santificazione. Non è uno slogan nella vita di Padre Pio quando lui dice ai suoi figli spirituali: santificati per santificare. E perché il sacerdote stia sempre in contatto con la santità di Dio, dice Giovanni Paolo II, ha bisogno di preghiera nella sua vita. La preghiera sorge dalla santità di Dio e nello stesso tempo è la risposta a questa santità. E sempre Giovanni Paolo II conclude: la preghiera crea il sacerdote e il sacerdote si crea attraverso la preghiera. Quindi il sacerdote deve essere innanzitutto un uomo di preghiera. Perché la preghiera non è tempo perso, il tempo dedicato a Dio è un tempo in cui una persona si santifica e incontra in maniera intima Dio e quindi è il miglior tempo impiegato. Ecco perché il sacerdote deve santificarsi e quindi ha bisogno di pregare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore.